iconico, perché è l'emblema della Romagna, cioè lui è sempre in televisione, sempre sui giornali, sempre, è molto bravo a parlare, molto bravo a esplicare, questo glielo riconosco. C'è anche un suo omologo a Riccione che va a Radio DJ, e quindi questo è un talento comunicativo, questo è un genio. Allora, la Romagna nel mondo, allora, la Romagna ha perso molto appeal, guarda, mi dispiace, io non voglio fare il pessimista, ti ho anche dedicato altri video, mi stai molto simpatico, per carità, però purtroppo, lo dico purtroppo, la Romagna, intesa come Romagna, intanto si parla di Romagna a sproposito, perché non si capisce mai che cos'è la Romagna. Cioè Rimini Caput Mundi, solo i riminesi pensano questo. Se tu vai a Faenza, no, che è una città bellissima, c'è una fontana meravigliosa, pubblicata in tutti i libri di storia dell'arte, e la ceramica di Faenza, ecco, loro si credono Romagna. A me, io gli ho detto uno, ma io sono di Rimini, te sei di Faenza, ma anch'io sono romagnolo. Cioè, capisci? A Imola si sentono romagnoli, a Imola, capisci? Allora, è questa Rimini centrismo, che tutto parte da Rimini e tutto finisce a Rimini, tutto. Se tu parli con il riminese di Via Roma o di Via della Fiera o non so, che ne so, del villaggio Primo Maggio, tutto muore e finisce a Rimini. Non è così. Comprate un camper, visitate il paese, no, l'Italia, non la Francia, l'Italia, ok? Bene, se tu parli con una persona che non è, perché tu parli con i clienti del tuo bagnino, che è sicuramente il bagnino più bello di Rimini, non lo metto in dubbio, bagnino di servizi, te ci sai fare con l'ospitalità, almeno io non ti conosco personalmente, ma leggo sui giornali, Valeria Marini, Simona Ventura, tutti i VIP sono venuti da te, non metto in discussione, però apriamo, cerchiamo di aprire un po' lo sguardo, non è che dicendo quanto siamo bravi, siamo i numeri uno, siamo vincenti, non sbagliamo mai, a Rimini, a tutta randa, l'elogio della patacagine, capito? Non è che questo, alla fine di questo percorso, poi ci tirano anche qualche pomodoro, capito? Cioè, capito? Cioè, bisogna anche pensare... Pensiamo all'immagine, perché la questione, l'immagine è centrale, l'immagine dei riminesi alla Fellini, no? I vitelloni, prendiamo i vitelloni, che cosa rappresenta i vitelloni, il messaggio comunicativo nel bene ma anche nel male,